Ciao a tutti ragazzi, io sono Dili, benvenuti o bentornati sull'altro fumetto. Oggi video acquisti del mese di giugno e mentre a maggio mi ero un pochino limitato negli acquisti, a giugno ci ho sdato veramente l'impossibile. Poi a fine mese mi si è rotta la macchina, ho dovuto anche rinnovare l'assicurazione, in questo momento su eBay c'è un mio rene. Usato garantito. I7, la storia appunto di questa cittadina che si chiama I7, in cui avvengono delle cose particolari. All'inizio vediamo solamente le storie di tutti quanti i personaggi singolarmente, poi tutte quante le storie si uniscono. Un volume che non è che mi abbia scioccato particolarmente, però non è assolutamente brutto. È interessante la storia, è interessante il fatto che appunto questo bambino, c'è un bambino che scompare e viene rapito. È uno di quei fumetti che si concentra sul fatto che una cittadina americana che può sembrare all'apparenza normale, poi se va a indagare in realtà le storie di tutti quanti i personaggi nascondono nel torbido. Detco, il numero 6, non l'ho ancora letto perché ho scoperto che il prossimo, il numero 7, sarà l'ultimo volume, quindi me lo sono tenuto per leggerlo insieme, però ho letto il numero 5. Detco continua a piacermi un sacco, è una... molto probabilmente quando la finirò ci farò una recensione apposta. È un fumetto abbastanza assurdo, eccessivo, ma non troppo, con un sacco di scene d'azione interessanti. La protagonista comunque è ben caratterizzata, quindi non è niente male. Ma ne parleremo meglio quando appunto finirò la serie col numero 7, che chissà quando uscirà mai. E appunto farò un video apposta probabilmente. Jim Morrison Cyberpunk, me lo sono comprato, un classico del fumetto cyberpunk degli anni 90. Non ho ancora avuto il tempo di leggerlo purtroppo. Ammetto che i disegni non mi ero informato bene, perché questo l'ho preso in rete. Quando li ho visti mi hanno un pochino deluso, non è che mi piacciono tantissimi i disegni, però appunto vedremo, me lo leggerò volentieri. Storia cyberpunk con dentro varie rockstar, c'è appunto Jim Morrison, Elvis, i Kiss e tanti altri. Non è detto che non vi farò sapere come l'avrò trovato. Nathan Never Generazioni, il primo volume di, se non ricordo male, una miniserie di 6, si chiama Hell City Blues. Non l'ho ben capita questa operazione. Io non seguo Nathan Never un sacco di tempo fa, lo seguo spesso, poi in diverse saghe mi ha deluso troppo, quindi ho smesso di leggerlo. Ho provato a leggere questa cosa, praticamente prendono i personaggi di Nathan Never, li metto in un altro mondo ispirato ad altre opere fumetti. Questa è palesemente ispirata a Sin City. Non è brutto il fatto che le storie sono sia leggibili in maniera singola, cioè ogni volume puoi leggerlo in maniera autoconclusiva, che rappresentano anche una storia corale tutte quante assieme. In realtà non è che sia così tanto autoconclusivo, perché leggendo questo volume non si conclude, e per il genere noir appunto di alla Sin City, diciamo che il personaggio di Nathan Never, che è molto buonista, non è che proprio vada troppo bene per questo tipo di genere. Ripeto, non è un volume che mi sia dispiaciuto, non penso che recupererò anche gli altri, però non è stata una brutta lettura. L'Isola dei Bambini Dimenticati, il numero 3, manca ancora un volume per concludere questa miniserie dello stesso autore di Erased. Allora, non mi è dispiaciuto, mi sono piaciuti i primi due numeri, non mi è dispiaciuto neanche questo. Ho un po' paura che svacchi, con l'ultimo numero potrebbe rivelarsi una miniserie molto bella quanto una cacata fotonica. Quindi non lo so, già in questo volume succede una roba che, vabbè, una spiegazione che vediamo se spiega una cosa su un fantasma che mi sembra molto tirata per i capelli, però vediamo appunto col quarto volume come si concluderà tutta la vicenda. Morgan Lost, Dark Novels, numero 7, questo numero non mi è affatto dispiaciuto, secondo me non è niente male, però ammetto di dover concordare con quanto detto da Momo, del Momo's Warp, nel suo video acquisti di giugno. Cioè, in questa serie sembra che Chiaverotti, non so, sia un po'... Non si trovi troppo a suo agio, cioè sembra che le storie debbano essere sia parte di una grande continuity, che si debbano leggere in maniera autoconclusiva. In più c'è molto il tratto da serie TV americana, ovvero il fatto che sai perfettamente che verso la fine del volume ci sarà la scena d'azione, perché ci deve essere sempre in ogni volume. Non lo so, secondo me Chiaverotti non è troppo... o gli hanno messo troppi paletti per fare questa serie. Ripeto, non è brutta, vediamo quando si concluderà il primo arco narrativo di questo Dark Novels, però non so, ci sono anche troppa carne al fuoco, ogni tanto troppe trame, sottotrame, già è sottile come volume, in più se ci butta così tanta roba, non so, mi sembra che stia cercando un po' di accontentare tutti. Demon, ho letto questo primo volume di Demon, il primo di 4,
E non intendo assolutamente dirvi nulla perché ci ho già girato una recensione apposta che vedrete presto. Vi dico solo che questo Demon mi è veramente piaciuto tantissimo. Ho già avuto modo di dirvelo nella rubrica Fumetti senza zucchero e ve lo ripeto, mi è piaciuto un sacco. Mi è arrivato un pacco dalla casa editrice La Piccola Volante, ho fatto anche un piccolo video unboxing che trovate su Facebook, sulla pagina dell'altro fumetto, e mi sono preso Oz di Paolo Massagli, è praticamente una versione grottesca, horror, barra erotica della fiaba del mago di Oz. Non è niente male, l'ho già letto, probabilmente ci girerò anche un piccolo video sopra, però appunto non mi è dispiaciuto affatto. E sempre della Piccola Volante, QB, un volume sull'angoscia, sull'ansia e sulle paranoie, anche di questo una video recensione, quindi non ve ne parlo più di tanto. I disegni in particolare mi sono piaciuti tantissimo, i disegni di Marco Fontanelli, veramente veramente bravissimo, non lo conoscevo come autore, però appunto ne parleremo meglio in una video recensione apposta. Baby Teeth, il numero 1, parla di questa ragazzina di 16 anni che è incinta dell'anticristo, quindi porta dentro di sé l'anticristo. Non è un brutto volume, è che queste serie dell'image ogni volta mi... non lo so, hanno delle belle idee, però tendono a svaccare in un istante in qualcosa di abbastanza trash. Questo volume appunto brutto non è, i disegni per alcune cose carini, per altri meno, però appunto non so sinceramente se andrò a prendere il numero 2. Appunto la trama non è brutta, l'idea è che questa abbia dentro di sé l'anticristo e tutti quanti cercano di ammazzare lei o il bambino, prendere il bambino, perché comunque ci sono dietro corporazioni e sette, qualsiasi altra cosa. Però a un certo punto, verso la fine del volume, compare un mago che tira fuori magie, contromagie, cose così, che mi ha abbastanza un pochino deluso, sinceramente. Però vedremo se quando uscirà il numero 2 avrò voglia di andare avanti. Io e le mie ragazze siamo andati a un mercatino del fumetto che si svolge qui a Torino un paio di volte l'anno e ho trovato dei fumetti ad ottimo prezzo, quindi sia lei, io che lei abbiamo comprato delle cose. Mi sono comprato il quinto cartonato di Preacher, che è appunto... Sto continuando, mi sta piacendo tantissimo, però l'ho letto, sono arrivato solamente al secondo, piano piano me li sto leggendo tutti, si compone tutto quanto in 6 cartonati, questo appunto è il quinto. Preacher mi sta piacendo tantissimo, sono felicissimo di stare leggendo, me lo sto leggendo con calma perché me lo voglio proprio godere, perché è veramente figo. La mia ragazza si è comprata La Traversata del Louvre, che probabilmente leggerò anch'io, che più che un fumetto è quasi un artbook, perché ci sono dentro tante riproduzioni dei quadri presenti al Louvre. Non so molto sulla storia, solo che c'è questo personaggio che si reca spesso al Louvre e oltre a guardare i quadri guarda anche le persone che sono presenti dentro il Louvre. Sembra molto interessante, disegnato benissimo, gli butterò assolutamente un occhio. Abbiamo comprato anche Nero Petrolio di Marco Galli. In realtà abbiamo fatto un errore perché abbiamo visto questo volume di Marco Galli, che è lo stesso autore di Epos, che mi è piaciuto tantissimo. Quindi ho detto vabbè, proviamo, buttiamoci, era super scontato, ho detto vediamo com'è. In realtà abbiamo un po' sbagliato perché questo è uno spin-off del Santo Premier, che è un altro volume di Marco Galli. Quindi ho provato a leggerlo, essendo uno spin-off e non avendo letto il fumetto principale, ciò ho capito fino a un certo punto, alcune cose non le ho capite, ma non è detto che un domani non mi recuperi il Santo Premier, perché comunque come scrive Marco Galli mi sta piacendo un sacco e appunto non lo conoscevo prima di Epos, adesso che lo conosco sono super felice e mi sto recuperando piano piano un po' di sue opere. I segni addosso l'abbiamo preso sempre al mercatino del fumetto, parla di storie di ordinaria tortura, sono praticamente storie... di torture avvenute in Italia, e sono torture che appunto non sono state condannate perché in Italia non esiste un reato, il reato di tortura, ed è una cosa che trovo veramente agghiacciante e surreale, ma purtroppo è così. Non l'ho ancora letto, è un volume che già solo dalle immagini e comunque dall'argomento è molto pesante, però sono super felice di averlo preso con la mia ragazza perché sono molto curioso di leggerlo, e non è detto che appunto magari non ne parleremo più avanti. Sempre su Facebook ho messo anche un altro video unboxing, ho recuperato un po' di numeri di Crossed che ho preso usati, molto probabilmente nascerà anche una rubrica su Crossed, ma ne parleremo più avanti. Di Crossed ho recuperato i numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. In più ho preso anche la miniserie Crossed più 100, che praticamente parla di ciò che è avvenuto 100 anni dopo l'inizio dell'invasione crociata, sono appunto la miniserie in 3 numeri. Crossed mi sta piacendo tantissimo. Appunto, ne ho presi così tanti perché ho avuto l'occasione di trovarli usati a un ottimo prezzo, quindi ne ho approfittato e piano piano me li leggo. Sempre dalla stessa persona che mi ha venduto Cross, ho preso anche il primo volume di Nazi Vegan Heidi. È un po' che volevo provarlo, mi incuriosiva, ci sono alcune battute che mi hanno fatto scompisciare da ridere, soprattutto quelle più blasfeme, altre che ho trovato un po' sciocche, sinceramente. Tutta quanta la serie è composta di 3 volumi, diciamo che se trovassi mai gli altri 2 volumi a un buon prezzo magari ne approfitterò e me li comprerò, appunto, perché alcune cose mi hanno fatto morire dal ridere, altre
Non tanto, sinceramente. Comunque, assolutamente non brutto. E poteva mancare il numero 9 di Sky Violation, ma figuriamoci, questo fumetto è sempre più assurdo, soprattutto per il fatto che ogni tanto ti rivelano delle cose che sono cose enormi in questo fumetto, cioè sono delle grandi rivelazioni, non è che le vedi, non so, alla fine del volume come rivelazione, appunto, colpo di scena finale. No, magari te le buttano, soprattutto in questo volume, ti buttano una cosa a inizio storia, te la buttano proprio così. E i personaggi non è che hanno delle reazioni eclatanti, tipo, cosa, davvero, è così? No, ah, ok, va bene. Ma come, cacchio? Hai detto una cosa che cambia le sorti di tutta quanta la serie? Va bene così, però... un numero che non è brutto. Spero non compaiano altri personaggi, perché comincio a non capirci niente. C'è veramente troppa gente, faccio fatica ogni tanto a seguirlo. Però una serie piacevole, interessante. Speriamo non degeneri da un momento all'altro, ma va bene comunque. Quindi il numero 9, ma sì, promosso. Sam, Orfani, il numero 12, che conclude tutta quanta la serie di Orfani. No, non l'ho ancora letto, il motivo lo scoprirete quando uscirà il video di Orfani, farò una recensione su tutta quanta la serie di Orfani, scoprirete come mai non l'ho ancora letto, la motivazione in realtà perché ho un pochino di paura, ma appunto ne parleremo meglio. Con questo abbiamo concluso, come avete visto veramente un sacco di roba da leggere, quindi probabilmente il mese prossimo gli acquisti saranno molto molto limitati, perché se no non riesco a leggere tutto quanto, non ho il tempo di farlo. Io vi ringrazio per aver guardato il video, vi invito ad andare su Facebook a mettere mi piace alla pagina dell'altro fumetto, anche perché appunto sto cercando di fare anche dei piccoli mini video da mettere su Facebook, quindi se vi può interessare andate a iscrivervi, vi invito a iscrivervi a questo canale, a lasciare un like se avete voglia, a farmi sapere cosa avete recuperato voi nel mese di giugno, così possiamo chiacchierarle e noi ci vediamo alla prossima. In cui all'inizio sembrano tutte quante storie di personaggi slegati, vaffanculo.